Buongiorno a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video pulizie. Allora oggi vi presenterò la lava pavimenti Proscenic F10 e andrò a pulire in modo approfondito la sala perché era un po' che non lo facevo. Eccomi qui a spacchettare questa lava pavimenti F10 di Proscenic Cordless Wet Dry Vacuum Cleaner. Proscenic F10 aspira e lava contemporaneamente. Eccola qui, già montata in modo veramente semplice. In un clic si va a mettere il bastone. I comandi principali sono proprio sulla maniglia. Qui troverete anche una spazzola di ricambio, il detersivo apposito per lavare, una spazzolina per pulire la lava pavimenti dopo l'autopulizia, i due contenitori estraibili che sono uno dell'acqua sporca e uno per l'acqua pulita dove andrà messa l'acqua e il detersivo. E guardate qui che eleganza che ha questa nostra lava pavimenti, oltre ad essere leggera e maneggevole naturalmente. La spazzola si va a togliere e ad inserire in modo veramente semplice. Proscenic F10 aspira e lava contemporaneamente, pulisce con getto di acqua continua e pulita qualsiasi tipo di sporco, detriti, macchie ostinate, salse e sporco secco resistente. Ed eccomi qui al lavandino a fare subito la prova pratica. Vado a mettere acqua e detersivo e a mettere subito sul pavimento latte e cacao. Sapete che io faccio subito questa prova proprio per andare direttamente al punto e farvi vedere come agisce la nostra lava pavimenti F10. Devo dire che in un minuto ha tirato su tutto. Tra l'altro, tramite questo bottone che vi ho fatto vedere che ho schiacciato, va a ripulire proprio il punto che magari non è venuto subito pulito tramite il passaggio della lavapavimenti e quindi va ad aumentare la quantità di acqua in maniera potente fino al 500%, in più addirittura sul rullo. Anche per quanto riguarda i detriti, io ho messo i soliti chicchi di avena, va a tirare su tutto in modo perfetto. Proscenic F10 è fornita di tecnologia di pulizia con doppio bordo stretto, quindi si può pulire facilmente vicino ai battiscopa e in profondità negli angoli, negli spazi ristretti e in tutte le aree difficili da raggiungere. Il display è a LED ed è fornita la nostra lavapavimenti di tre modalità smart: pulizia di base, modalità max per pulizie profonde e modalità aspirazione liquidi che è adatta alle diverse occasioni. Proscenic F10 è fornita di autopulizia tramite il pulsante sulla maniglia. Il rullo si va ad autopulire e si asciuga grazie all'aria generata dal ventilatore. Il prezzo di partenza di questa lava pavimenti Proscenic F10 è di 299 euro e il prezzo finale, tramite tutti i vari sconti che troverete nel link in descrizione, in info box, è di 249 euro, soltanto fino al 31 di ottobre. E guardate qui com'è efficace proprio per quanto riguarda i bordi. Li va proprio a sfiorare e va a pulire veramente tutta la polvere più insidiosa. E guardate qui tutto lo sporco che è stato raccolto. Devo dire che è veramente un grandissimo aiuto la lavapavimenti, amici.
L'autopulizia è quasi terminata e non abbiamo toccato nulla, nessuna spazzola sporca e nulla. Ecco qui l'acqua che è uscita fuori. La nostra spazzola è pronta per essere utilizzata nuovamente. Allora ragazze, dato che oggi proprio di pulire non ne avevo voglia, ho detto ma sì, mi metto le cuffiette e mi sento un po' di musica con il tablet. Mi sono messa tutte le canzoni che ballavo giusto ai miei tempi, e qua è il caso di dirlo, e quindi mi sono andata a fare questa bella pulizia della sala. Ho spruzzato nel secchio della candeggina in spray che ho da finire, sempre la famosa candeggina che non riesco mai a finire, perché col fatto che utilizzo l'aceto di alcol certi prodotti mi rimangono indietro. Dopodiché con Turbo Smart di Vileda, con la quale mi sto veramente trovando benissimo per fare questi tipi di lavori belli profondi, vado a pulire la parte interna delle tapparelle. E devo dire ragazze che c'era veramente sporco. Con il treppiedi vado a pulire anche il braghettone e tutta la parte intorno. A questo punto mi sono scatenata in un balletto mentre sto per pulire, ragazze, veramente mi è passato il tempo e non me ne sono neanche accorta. È proprio un metodo veramente efficace questo qui, quello di ascoltare musica mentre si pulisce. Vado a pulire anche per bene la parte sopra del braghettone e lì veramente ci ho trovato la qualsiasi, tolgo dei ragni, ragnatele, insomma chi più ne ha più ne metta. Infatti guardate qui che acqua è uscita fuori. Mentre pulisco continuo sempre a fare i miei balletti, ragazze, sono un po' mezza matta, cosa volete che vi dica. Guardate che acqua che è uscita fuori, da non credere. Ora oggi, come vedete, ho preso il tergivetro e andrò a pulire le finestre con questo metodo per fare proprio velocemente. Vado a mettere un goccio di detersivo per i piatti dentro l'acqua. Di solito ci metto anche un po' di ammoniaca, oggi mi sono dimenticata. E vado a pulire velocissimamente i vetri in questa maniera qua, con il tergivetri, il panno in microfibra. E poi asciugo le parti che non sono venute asciutte con la carta. Nel frattempo mi faccio i miei balletti, non fateci caso, ragazze. Dopo il video dell'altra volta sugli anni 80 mi sono venute in mente tutte queste compilation, così col tablet mi sono proprio scatenata in queste musiche dei miei tempi, però devo dire che mi è servito perché perlomeno mi sono pulita per bene la sala, è stato proprio di motivazione. Tra la pulizia di una finestra e l'altra mi vado a fare anche una lavatrice perché sono andata a lavare anche i copridivani e quindi insomma devo ogni tanto fermarmi e andare a fare anche altro perché come vedete la finestra mia della sala è veramente grande e pesante. Però in questa maniera qua, con questo tergivetri, sto facendo veramente veloce e mi è venuto tutto bello pulito. In più ho questa musica che mi fa davvero da motivazione e quindi le pulizie e la mattinata sta passando svelta. Inoltre non è l'unica finestra che ho, ma ho anche questa che come vedete sto andando a pulire, che è quella che va ad accedere al balcone. Anche questa la vado a pulire con lo stesso metodo, con il tergivetro, la carta e il panno in microfibra e naturalmente il detersivo per i piatti messo dentro la bacinella. E voi amiche, fate come me che vi mettete la musica? Beh, se non l'avete ancora fatto, io vi consiglio di farlo perché oltre a pulire mi sono divertita. Mi sono sentita tutta la musica che mi piaceva e diciamo che la mattinata è passata veloce in modo scorrevole.
La parte più pesante della pulizia di questa sala per me sono sempre queste grosse finestrone, che si sa quando incominci e non si sa quando finisci. Nel frattempo la lavatrice con i tendoni sta andando, così appena andranno a finire li metterò su e si andranno ad asciugare da soli. A questo punto vado a pulire anche questo mobile. Sono andata a sciogliere un pezzetto di sapone alga, che adesso vi farò vedere, dentro la bacinella con l'acqua. Eccomi qui col sapone alga in mano. Nello stesso momento vado anche a fare un po' di decluttering, vado a togliere quei cani in ceramica che non me li posso più vedere e li vado proprio a buttare. Sono andata anche a buttare quella specie di lampada che sembra, diciamo, ecco questa qui che state vedendo, che più che lampada sembra un lumino da morto, così ho eliminato proprio tutto in un bel sacchetto. Sono andata a utilizzare il panno Vileda Actifibre per fare questa pulizia, diciamo questo spolvero profondo dei mobili. Diciamo che più che una spolverata è un lavaggio. Già in qualche video precedente vi ho fatto vedere, nella pulizia profonda dei mobili io utilizzo acqua e sapone alga e il panno bello strizzato, e devo dire che i mobili rimangono perfetti. Nello stesso momento sono andata anche a togliere delle ragnatele mentre ero appunto in alto, e continuo a fare questa bella pulizia della sala e di tutti i mobili. Dopo aver tolto i copridivani e aver fatto l'ennesima lavatrice, vado a pulire per bene anche i cuscini. Non li ho ancora sfoderati, dico la verità, perché avendoli presi proprio a poco da Action, ho paura che non ci rimanga più niente. Comunque prima o poi mi dovrò decidere. Al massimo, anche se ne rovinerò qualcuno, non è la morte di nessuno. A questo punto vado a togliere addirittura il quadro, perché non ci arrivo fino in cima, e lo vado a pulire per bene. Pulisco per bene anche i miei divani in pelle vera con il panno in microfibra e sapone alga. Devo dire che rimangono benissimo. A questo punto con Turbo Smart di Vileda vado a pulire per bene i muri. Allora, qualcuno di voi mi ha chiesto se si possono pulire così i muri, diciamo per chi ha la vernice che non è lavabile. Io direi di no, perché si va a sbiadire. Meglio a quel punto lo Swiffer con il panno, quello per la polvere, diciamo. Io posso pulirli in questa maniera qua perché questa pittura qui è lavabile e quindi non succede nulla. Però se avete per esempio i muri bianchi, potete adottare tranquillamente questo metodo perché vi rimangono belli puliti con poca fatica. A questo punto con l'aceto di alcol, il prodotto che faccio io, vado a pulire anche il mobiletto della televisione, e ho già pulito, come avete visto, anche il tavolino in vetro. Vado a piegare come ultima cosa le tende e vado a fare un bel lavaggio in lavatrice. Tanti di voi mi hanno chiesto se mi trovo bene con questa lavatrice. Io direi che mi trovo benissimo, è una LG 10 kg. Con questo vi saluto ragazze, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video.